Eccoci qua di nuovo. Abbiamo salutato Marco, che se ne va per anche lui per le dolci vacanze. È arrivato adesso il dottor Giovanni Angilè. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Come stai intanto? Tutto bene? Ah, bene, sì. Sta costruendo un castello? Sì, ormai casa, sì. Ma quando vai in ferie? Vai in ferie in mezzo? Sì, adesso le prossime settimane. Non lo so, perché appunto devo vedere questi quando finiscono di farmi insomma, sta roba. Speri che in agosto andare via anche te, insomma. Spero. Vabbè, cerca di far sfogli un po' i soldi che inneschi durante l'anno. Appunto, perché sennò come faccio? Sto scherzando ovviamente. Sì, sì, no. È tutta una serie di battute che facciamo. Certo, non le facciamo sempre. Per la confidenza che ho con Giovanni. Certo. Allora, c'è una ascoltatrice, Barbara mi pare che si chiami. Ecco, Barbara, allora, domenica 7 di agosto per la gita sul Grappa. So che dove... È sparito. Eh? È sparito. Vabbè. Allora, oggi è il turno di Giovanni, dottor Giovanni Angilè, ormai è già da tempo che ci viene a trovare, sì, con le varie argomenti, sì, da quella che è la terapia del dolore, tutta una serie di cose, quella che è l'alimentazione, eccetera, eccetera. Oggi mi pare che tu mi hai mandato un'email, sì, per parlare di medicina olopatica, si dice? Allopatica, sì, allopatica, che sarebbe quella, la medicina normale, diciamo, convenzionale, alla medicina complementare. Sì, allora io ho un amico omeopata, sì, quello con cui abbiamo aperto la scuola, sì, di omeopatia a Padova, sì, siamo andati a Merano, uh-huh, a vedere che dentro l'ospedale proprio c'è un centro di medicina, un servizio di medicine complementari, sì, cosa diciamo a Merano. Ho sentito che c'è in altre parti d'Italia, però adesso non so dove, sì, o cosa. Però questo siamo andati a vederlo. E, ci ha ricevuto il direttore del centro, molto gentile, non solo ci ha spiegato insomma quello che fanno lì, sì, e anche ci ha fatto vedere le varie metodiche che utilizzano nel centro. E, praticamente il loro compito, il loro principio, diciamo, è che l'essere umano è al centro della medicina globale, no? Deve essere al centro. Loro cercano di dare un contributo negli ambiti dell'alimentazione, degli effetti collaterali delle varie terapie e della qualità della vita. Sì. In più, questo servizio viene offerto gratuitamente, no? O al limite con i vari ticket, per la regione dell'Alto Adige. Per quelli è regione invece... autonoma, guarda, sì, caso. No, ma per dire, gli altri che vengono fuori però, sì, pagano diciamo costi diciamo abbordabili, no? Cioè gli altri che vengono fuori nel senso nelle altre, che dalle Veneto, altre regioni, sì, dal Veneto per esempio, no? Sì. Ci sono alcune cose che vengono lo stesso passate, diciamo, sì, no? Tramite appunto l'USL, sì, e altre cose che invece sono a pagamento, tipo le visite omeopatiche, tipo non so, le sedute, non so, di agopuntura, eccetera. Però sono intanto pagamenti minimi, cioè accettabili per, sì, una persona che si muove. Seconda cosa, un altro vantaggio è che le terapie che fanno, per esempio le FLEV che fanno tra una chemio e un'altra, no? Uno fa la chemio, dopodiché, dopo qualche giorno, insomma una settimana, quello che è, va a farsi lì una flebo di vitamine, di, sì, integratori, di stimolanti del sistema immunitario e quant'altro, dopo dipende dal tipo, dalla tipologia di tumore, di chemio, eccetera. No? Sì. E hanno visto che le persone stanno meglio e pagano solo, quelli che devono pagare, solo il costo vivo del farmaco, diciamo, ah, metti 30-40 euro, cioè cifre così, non è che pagano anche tutto il servizio, capito, dell'infermiere, sì, sì, che sì, te lo sì, fa, certo, certo, delle ore che stai lì a fartelo, eccetera. Quindi, diciamo il costo del prodotto. Quindi. Il costo del prodotto. E, è una cosa buona perché intanto è entrata nell'ospedale, al che io ho chiesto come mai è riuscito a entrare a fare questo centro. Ha detto perché c'era un assessore a cui, regionale sempre, no? A, sì, cui interessava questo aspetto di medicina naturale anche dentro l'ospedale. E insomma tanto ha fatto che sono riusciti a metterlo in pratica, a realizzarlo. E un'altra cosa, loro hanno fatto, dato che hanno moltissimi pazienti oncologici, cioè nel senso che fanno, ho detto, le varie altre terapie, ha detto noi non possiamo, ha detto dire fai a meno di farti la terapia, cioè, noi diamo il supporto alle altre terapie, no? Alla, sì, chemio, radio, eccetera.
e anche diciamo, curano pazienti con problematiche dolorose e problematiche croniche. Cioè, tutti praticamente, insomma, quelli che vogliono, che sanno che c'è questo centro, fanno magari la loro esperienza e dopo si indirizzano in questo centro, anche all'interno dell'ospedale, che è già buono perché così, no? Anche là non pagano, eccetera, almeno quelli della zona. E appunto, lui diceva che facendo appunto questo sulle terapie oncologiche, hanno pubblicato uno studio su, mi pare, 300 donne col tumore al seno, curate con le solite terapie, no? Chemio, radio, eccetera, però con i supporti delle varie tipologie di medicine che dopo elenchiamo, che vediamo quali sono. E hanno visto il miglioramento, minori effetti collaterali, miglioramento della qualità della vita, l'anticipo della guarigione anche Del dell'eventuale tumore, insomma. tumore. Insomma, hanno fatto uno studio e l'hanno pubblicato su Breast Cancer, che sarebbe una rivista americana proprio del tumore al seno, no? E lì è stato molto apprezzato proprio per la metodica, insomma, cosa. Da notare che hanno fatto a ogni donna una cosa diversa, cioè non hanno fatto tutto, per esempio arrivava una e gli facevano agopuntura, omeopatia, no, gli facevano una l'agopuntura, un'altra l'omeopatia, personalizzato. Personalizzate, insomma. Anche perché quando si fanno questi studi e fai una cosa, questa è una cosa insomma che si sa a livello nostro, no? A livello di medicina allopatica, che se tu dici ah, a me ha fatto bene l'agopuntura, deve essere solo quella. Cioè non puoi dire mi ha fatto bene questo, questo e questo, se no loro ti rispondono, ma allora cosa ha fatto bene se mi fai 4-5 terapie? No? E allora loro hanno proprio diviso, no, queste pazienti, magari un gruppo ha fatto, non so, solo agopuntura, un altro l'alimentazione, un altro ancora un'altra cosa, e alla fine hanno fatto una casistica. Ma sono sempre state le pazienti a scegliere quel tipo di No, 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 terapia no, o, no, no. o loro i Loro medici? i medici, cioè Ah, loro, ok. quando la paziente arriva in base, Sì. Avrà delle esigenze però il paziente, sì. sì, beh, logico che se il paziente arriva là e dice io voglio fare omeopatia, gli Sì. danno quella, capito? Gli Sì. fanno quella. Se però uno va lì che dice io ho questo, questo e questo e non sanno Fargli meglio, insomma. cosa può fare, è il medico stesso La puoi indirizzare, insomma. sì, che indirizza la terapia, oppure la molteplicità delle terapie, dipende uno quello che ha. E quindi è bello perché hanno, dopo appunto le elenchiamo, vediamo quante cose, che così anche magari alcune le spieghiamo, perché magari non si conoscono, non le conoscevo neanche io alcune. Dopo sei tu medico e le spieghi. Sì, appunto, no, le spiego, voglio dire, no, nel senso che, per esempio, loro mi ha fatto vedere una termoterapia. Io pensavo che la termoterapia fosse quella della febbre, cioè nel senso ti iniettano un qualcosa che ti fa alzare la temperatura del corpo, perché sappiamo benissimo che con la febbre uccide i tumori, no? Per capire come il meccanismo. E invece lui ha detto no, ha detto ci ha fatto vedere, è un macchinario, diciamo, no, che ha due placche, queste due placche vengono messe nella zona dove c'è il tumore, ammettendo di poterlo fare, perché è logico, dico, ogni tipo di tumore ha la sua. No, vengono messe nella zona, riscaldano solo la zona dove c'è il tumore, quindi agiscono in modo mirato. Quindi non occorre fare la termoterapia di tutto il corpo Solo nella parte, solo nella diciamo, parte, insomma, interessata. interessata. E anche quella è un'altra cosa buona, insomma, che così non devi star là. Poi ci ha fatto vedere anche delle persone che erano lì che stanno facendo le infusioni, appunto, di vitamine. E dicevano: sì, in effetti, ha detto, io sono metti alla terza chemio e mi sento bene, ha detto, come neanche farla, perché dopo vengo qua, mi faccio queste infusioni. E vedo che sto bene, non ho effetti collaterali, insomma, cioè, ha detto che all'inizio naturalmente erano guardati male questi dagli altri medici, no? Logicamente, come al solito. Però ha detto dopo, quando hanno cominciato a vedere che ci sono meno effetti collaterali nei pazienti, i pazienti si ricoverano di meno, siccome adesso ormai anche gli ospedali guardano, no? Il budget, si
si ricoverano meno, per magari fanno anche meno cause, per, capito, per effetti. D'altronde è un'azienda lussa, ormai è diventata un'azienda. Esatto. Allora si sono pian pianino convertiti anche loro, e allora ha detto c'è proprio una collaborazione, adesso è diventata, perché ormai sono 4-5 anni, non è tantissimo che ha aperto questo centro, però ha detto le prime volte eravamo guardati un po' così con sufficienza, adesso invece siamo accettati bene. È molto, diciamo, fa molto ben sperare, perché insomma, come hanno fatto là, può darsi che anche in altre si apra discorso, mi pare, anche a Padova Italia. So che c'è un centro che affianca l'oncologia, eccetera, però sono ancora cose un po' al di fuori, no, dell'ospedale. Non è una cosa, capito, perché un conto è essere fuori dall'ospedale, che anche se viene un po' sponsorizzata dall'USL, sì, eccetera, sì. Però un conto è essere dentro l'ospedale, certo, che è diversa anche proprio come prospettiva di visione per le persone, no? Perché se una persona dice ah sì, ma è dentro l'ospedale, allora è valido, no? Perché poi la gente ragiona anche a livello mentale, così, no? Certo. Se è fuori dice ma sì, ma questo, cioè, capito, è al di fuori, non... ecco, tutto qua. E se vogliamo vedere, diciamo, le varie terapie che sì, fanno. Sì, io volevo prima, no? Sì, dimmi. Farti qualche domanda su questo. Allora tu, non ho più chiaro sui costi eccetera, perché sì, poi alla fin fine tutto questo meccanismo dovrebbe essere convenzionato, quindi ULS e quindi Regione. Sì. Perché molto ovviamente c'è questo accordo, perché il medico omeopata che comunque va a fare queste terapie che hanno questi accordi eccetera, quindi hanno dei costi i medici. Sì. Perché non sono dei contratti, diciamo così, aziendali. No, penso che questi siano i medici, siano assunti dall'ospedale. Ah, proprio assunti, sì, dall'ospedale. Allora. Quindi dopo non lo so se sia intramenia, sì, queste cose qua, se fanno più visite, vengono pagati di più, questo non lo so, perché non è che siamo andati lì a chiedere, sì, la parte amministrativa. Ma comunque in ogni caso loro fanno parte dell'ospedale. Sì, 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 fanno parte dell'ospedale, quindi è reparto ospedaliero. Sì, 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 hanno un... No, no, pensavo che fossero di medici, sì, ovviamente, omeopatici, sì, omeopatici, sì, ciao. Omeopati, va bene. Insomma, vabbè, sì, okay, o quello che sei, che comunque fossero pagati così in maniera no. subordinata, no, chiamiamola così, no, o come esterni, invece tu mi dici, no, no, che comunque sono integrati tra l'altro, se, come ripeto, se sono diciamo pazienti dell'Alto Adige non pagano nulla, pagheranno un ticket, non lo so, no? Sì, sì, per qualsiasi prestazione. Se invece va là uno da fuori, da un'altra regione, paga un minimo, adesso ognuno ha le sue tariffe. Vabbè, ma vabbè, le tariffe, okay, non sono pagate al medico, probabilmente sono pagate all'USL, come quando vai all'ospedale, sì, no, sì, che paghi dopo il medico, non lo so se avrà la percentuale, adesso questo, sì, queste, sì, sono, vabbè, cose pratiche loro. Non... diciamo che il paziente, allora, internamente, cioè stiamo parlando di in questo caso della regione Trentino Alto Adige, forse solo Alto Adige, solo bisogna Alto vedere Adige, se c'è, sì, perché, Trentino, perché sono, sì, divisi, sì, anche perché loro sono autonomi, autonomi, sì, bisogna vedere se, sì, quindi Alto Adige, sì, no, che gli abitanti dell'Alto Adige praticamente è gratuita, sì, o comunque pagheranno un piccolo ticket, no? Sì. Esatto. Quindi fuori regione, comunque fuori da questa autonomia, diciamo, dell'Alto Adige, pagano, diciamo così, sì, una cifra sì, abbordabile, diciamo, adesso non lo so quanto, insomma, può essere, sì, sì. E alcune cose sono anche quelle passate anche tramite USL, non tutte le... Ecco, c'è, questa è una notizia che, per carità, uno dice siamo qua in Veneto, ora che arrivi, però insomma può sempre servire, magari hai un parente là, eccetera. Beh, insomma, e lo puoi indirizzare. No? Padova, stiamo parlando, sì, di Padova, Merano, insomma... Sì, ci vogliono tre orette, insomma, sì, di strada. Sì, sono 300 chilometri. Sì, ma non è tanto le ore, è che se tu devi fare una terapia ogni tanto... può anche andare bene, no, vai, ma se tu devi fare ogni settimana su e giù, già che devi farti la chemio e dopo devi andare, sì, cioè, capisci, diventa un po' più certo, problematico pesante il discorso, no? Eh sì. Però vabbè, insomma, è sempre una, certo, un'informazione. Questa io l'ho voluta dare perché appunto siamo stati veramente ben, diciamo, siamo stati soddisfatti, soddisfatti, sì, da
sia da come ci ha, diciamo così, ospitato questo medico, e anche che ci ha fatto vedere, praticamente ci faceva vedere tutti gli ambulatori. Se nell'ambulatorio stavano facendo la visita, diceva: sono due colleghi di Padova che sono venuti a visitare il centro. No? Se era che non c'era nessuno, ti diceva: questo serve, non so, per l'agopuntura, per l'elettroterapia, eccetera, e così via, insomma. E quindi, sì. Vi siete persi una giornata, insomma, di Sì, lavoro. siamo partiti la mattina, eravamo lì metti verso le 10 così, e lui ci ha ricevuto quasi subito, insomma, il tempo di aspettare, che Certo, occupato un è attimo. occupato, e dopo pomeriggio abbiamo visto un attimo Merano come cittadina, e dopo siamo tornati, insomma. Beh, insomma, No. mi pare una cosa Sì. apprezzabile questa qui, no? Sì, anche perché, voglio dire, si potrebbe anche fare in altre regioni. Ma credo che ci sia una cosa del genere, però non vorrei sbagliarmi, non vorrei sbagliarmi, Sì, quindi dimmi. prendete questa informazione con le dovute pinze, in Toscana. Forse in Toscana dicono anche addirittura, aspetta, tra Toscana, che non sia quella tra Toscana e Lazio, cioè quasi verso il Lazio. Adesso non mi ricordo il nome della. Nella Maremma praticamente. Sì, un po' più giù, insomma, tra Toscana e Lazio, Perché io ho diciamo, un po' sentito questo, prima. però Sì. prendiamola con le pinze sta Certo, cosa, sì, quindi. l'ho sentita anch'io, però adesso direi. E adesso spiego un po' le terapie che fanno, Vai. così la gente anche Sulle sa. varie malattie magari, eccetera. No, le varie malattie, le varie tipologie, O insomma, dopo. tipologie, sì. Sì. Allora, beh, l'agopuntura più o meno la conoscete tutti, no? Sono gli aghi infissi sottocute, intradermici, e servono appunto un po' per tutte le malattie, è una medicina completa. Poi c'è l'aromaterapia, che è offerta dal personale infermieristico ed è basata, qua dicono è basata su studi scientifici, per far vedere, insomma, che non è data tanto per dare. Sarebbero le piante da cui si estrae la parte, l'olio essenziale, no? E si dà appunto come curativo per varie tipologie di patologia. Poi la Ma fitoterapia. l'aromaterapia Sì. viene presa cioè per bocca o viene Dipende, anche lì ah ci sono quelli che puoi prendere per bocca, ci sono dei sì preparati che puoi prendere, e certi che è solo per inalazione ah o solo per strofinamento a livello cutaneo. Sì, quello volevo Sì, sapere. no, dipende da. E anche per flebo? No, 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 flebo no, no, no. no, no. Al limite per aerosol, per dire, se sono problematiche, sai, così bronchiali o cosa, no? Sai, no, per esempio, se uno vuol farsi un aerosol con l'olio essenziale di pino, timo, eucalipto, tanto per dire, metti una goccetta di ognuno con 2 millilitri d'acqua e si fa un aerosol con questo, e ti apre i polmoni, specialmente se uno ha una tosse di quelle fastidiose, che magari di notte non riesce a dormire e così via. Tanto per dare un'idea, insomma, no? Poi la fitoterapia è fatta con le erbe e le piante, Con le questa la piante, sappiamo sì. tutti, no? Poi c'è la coppettazione. La coppettazione è una terapia per sollevare il dolore e le contratture muscolari. È abbinata di solito all'agopuntura. A volte fanno l'agopuntura, a volte fanno delle coppette, cioè mettono per esempio nella schiena, no? Delle coppette, le scaldano un po', fanno venire un po' di calore dentro, dopo la mettono, attaccano alla cute. E sono come delle ventose, no? Che richiamano il sangue nella zona praticamente, e quindi fanno passare il dolore in quel punto. È come arrossare la parte dandogli tante, tante Cioè, in sberle, che senso diciamo. fanno passare il sangue? Cioè, No, il praticamente. sangue, scusa, ho detto il sangue. Sì. No, fanno passare il vapore, Ah, cioè ecco, accendono un qualcosa, no? Fanno in modo che si scaldi dentro, no? Questa ok. coppa, e appena è calda, un po' calda, nel senso che ha questo vapore caldo dentro, tac, l'attaccano alla cute e rimane attaccata come una ventosa praticamente. Questo fatto fa in modo che attiri il sangue, diciamo, in quel senso ho detto il Ah, sangue, attiri il sangue nella zona, e dopo il sangue purifica, no, la zona, butta via le Quindi tossine da lì viene una concentrazione di di sangue sangue, ecco, sì. e piano piano dopo il sangue si fluisce ancora, Certo, però porta via porta via un po' la tutte le parte magagne dolorosa, praticamente. Sì, diciamo, ok, ecco. perfetto. Poi c'è la crioterapia, anche questa è conosciuta, no? Sì, quella del freddo, no? Sì, una terapia a meno 38 gradi. È indicata per la cura delle infiammazioni, anche questa per i dolori articolari, per esempio. Poi c'è il drenaggio linfatico,
che viene usato nei casi di edemi ed edemi linfatici, per esempio quando una donna viene operata di tumore al seno, no? Di solito quando gli elevano i linfonodi ascellari, di solito gli si gonfia il braccio. E allora lì, facendo questo drenaggio linfatico, fa in modo che il braccio si sgonfi e circoli meglio la linfa, perché sennò viene bloccata dal fatto che hanno levato due, tre o anche più stazioni linfonodali. Poi c'è l'elettroterapia, anche questa è un'apparecchiatura che puoi usare o direttamente sulla cute, come a livello direttamente cutaneo, oppure la puoi mettere sull'ago, no? Hai una pinzetta che l'attacchi all'ago di agopuntura e ti dà la scarica elettrica direttamente sull'ago, quindi sul punto dove tu hai piantato l'ago, anche quella per contrazioni muscolari, per queste tipologie di dolori. Poi c'è la... Allora, l'healing touch. Qua siamo in difficile, no? È un metodo che è efficace soprattutto in America, aiuta all'equilibrio energetico, può agire da calmante anche nei disturbi del sonno, del dolore e dell'irrequietezza. Questo sarebbe un metodo, secondo, cioè, per quanto ne so io, perché anch'io non lo conosco bene, però di non di massaggio, no? Ma di, diciamo, toccamenti nelle zone del corpo in modo da creare un rilassamento nella persona. Ci sono queste tecniche, no? Che tu tocchi in certi punti e rilassi la persona in modo che stia più tranquilla. Ma cioè, punti ben precisi? Questo lo sanno loro che lo fanno, non lo so, cioè io non lo conosco. No, pensavo ti dessero date alcune... No, questo è un elenco che c'è, questo che sto dicendo lo potete trovare in internet, basta che voi mettiate, giusto per conoscenza, medicina complementare Merano e vedete tutta queste notizie. Giovanni, pensavo che avessi anche qualche spunto di dire, no. Magari toccando, che ne so, un braccio, per dire, su un punto ben preciso, ecco. Ma probabilmente è anche così, però ripeto, non lo so perché non conosco la metodica. Quindi non... Certo, assolutamente. Poi c'è l'ipertermia, quello che ho detto prima, è un calore locale in grado di stimolare, appunto, dei calori a raggi infrarossi, una sorta di febbre artificiale nella zona corporea desiderata. Questo trattamento aiuta a stimolare il sistema immunitario, a lenire i dolori, soprattutto muscolari, ma anche a sbloccare la situazione a livello di tumorale, diciamo. Poi l'alimentazione, che è quella ormai qui a Radio Gamma 5 la conosciamo un poco. Viene a fare qualche trasmissione. Solo sull'alimentazione, perché la conoscono in pochi qua. E non serve neanche parlarne, no? Praticamente aiuta e anche danno una alimentazione, qua parlano di equilibrata e vitaminica, per poter ridurre gli effetti negativi di abitudini alimentari sbagliate. Cioè una buona fiorentina da mangiare. Oppure un affettato di... allora, poi l'omeopatia, no? Anche questa la conosciamo. E questa qua, col suo impiego, migliora la tollerabilità di chemio e radioterapia, aumentando la qualità della vita durante e dopo la cura. Questo è proprio specificato come... E voi sapete, perché ci sono tante trasmissioni, anche il dottor Muscari, no? che parla di omeopatia, quindi... Però, giusto due parole, no? Tanto per chi magari non ha mai sentito... Sei omeopata anche te. Sì, quindi. L'omeopatia praticamente utilizza prodotti vegetali, minerali e animali, quindi di tutti e tre i regni, che a dosi tossiche fanno venire un sintomo o una malattia. Per esempio un mal di testa, tanto per dare un esempio, no? A dosi diluite e dinamizzate curano la stessa malattia che fanno venire a dosi tossiche. Diluite e dinamizzate cosa significa? Significa che una goccia di, per esempio, di Apis, tanto per dire, il veleno dell'ape, la metti in 99 gocce di acqua, dai 100 succussioni contro una parete forte, per esempio contro un tavolo, no? Cioè una...
questa è la prima diluizione centesimale, cioè 1 a 99, 1 a 100, no? Poi da quella prendi una goccia, altre 99 gocce e dinamizzi altre 100 volte e vai avanti così. Più avanti vai, più sparisce la sostanza, uno dice ma allora non serve a niente, no? Più invece aumenta la potenza e l'energia, perché noi siamo più energia che materia, come il nostro organismo, come un po' tutto quello che ci circonda. E l'energia appunto sottile, tra virgolette, che c'è poi in queste preparazioni omeopatiche agisce a livelli sottili anche a livello del nostro organismo e può agire sia a livello fisico che psicologico. Per esempio uno un'ansia, una paura, cioè, ti possono passare anche quelle senza dover prendere, non so, il Tavor per anni e anni, tanto per capire. Ma il professor Garattini dice che è acqua fresca. Appunto, va bene. No, io te l'ho detto che... Sì, lo so, ma tanti dicono che è acqua fresca, però non lo so, io la uso da 30 anni, vedo che le persone stanno bene, insomma non sto lì a chiedermi cosa, come, perché se no non avremo mai finito, no? Assolutamente, cioè, certo. E il concetto è questo, quando vedi una persona che dopo 5, 10, 15 anni sta sempre male con la stessa malattia, arriva dall'omeopata e viene guarita magari in un mese, ma guarita non curata, no, perché è diverso. Allora là è sempre stata curata, nel senso che ogni volta gli dai il cortisone, certo, gli dai l'antibiotico, gli dai quello per il mal di testa, diciamo, il palliativo. Quando usi l'omeopatia, trovi il farmaco giusto, perché anche là non è che glielo dai a caso, devi sapere cosa dare, dai il farmaco giusto, vedi che la persona sta meglio e dice, ah sì, ha detto, io prima avevo mal di testa, non so, tutti i giorni, o un giorno sì, un giorno no, adesso guarda, in questi 2 mesi di cura mi è venuto mal di testa 2 volte solo. Cioè, da un giorno sì, un giorno no, 2 volte dopo vai avanti ancora con la terapia, insomma nel giro di qualche mese questa persona sta meglio, poi guardi anche l'alimentazione, cioè, insomma voglio dire la guardi su tanti aspetti, no? Però hai il vantaggio di intanto non intossicarsi più e poi di star meglio, che è diverso che curare, certo. Bisogna essere, che guarire le persone. Ma sempre la questione della differenza, sì, tra... tu hai parlato prima, no, di questo ospedale, che ben venga assolutamente, no? E speriamo, certo, sempre di più questa politica, sì, ovviamente dell'ospedale. Sì, dell'affiancamento. Dell'affiancamento, chiamalo come vuoi, no, sta cosa. Ma la differenza, diciamo così, della cosiddetta medicina convenzionale con l'omeopatia, che poi quella convenzionale, come hai detto te prima, no? E lo ripetiamo, sono tutti i palliativi che dà, che il medico va il paziente e dice ho mal di testa, ho mal di fegato, ho mal di qua, ho mal di là, bene, guarda nel prontuario, che ne so io, l'elenco delle medicine, ti ordino questo, punto. Invece la differenza appunto in questo caso dell'omeopata è proprio quello di ricercare con le varie domande e le risposte ovviamente del paziente, ricercare praticamente il farmaco o il rimedio più che altro che possa andare bene, sì, al paziente. Il similimum della persona sarebbe, esatto, il più simile alla persona in base ai sintomi. E poi c'è l'osteopatia, che anche questo è un metodo di cura, di trattamento che impiega le mani, cioè nel senso che il terapeuta impiega le mani, e anche là in base, diciamo, a quello che una persona ha, cerca di dare delle pressioni nell'addome, nella schiena, insomma è una metodica abbastanza elaborata e abbastanza bella anche da fare. E che cosa fa questa? Praticamente regolarizza praticamente l'energia del corpo, della persona, del paziente. Sì. Poi c'è la riflessologia del piede, sì, che agisce solo sul piede, diciamo, e lì il piede, come tutte le parti estreme del corpo, le abbiamo detto tante volte, le mani, il naso, gli occhi, la lingua, la schiena, l'addome, eccetera, hanno una cartografia identica a quella del nostro organismo, cioè ai vari organi. Per esempio, all'auricoloterapia, per esempio, no? Che puoi usare sia un bastoncino e premere i punti dolorosi che corrispondono, non so, al mal di stomaco, sì, premi il punto dello stomaco e è doloroso, oppure gli metti l'ago di agopuntura.
mentre nel piede utilizzi solamente o fai l'agopuntura, ma quello è un altro discorso, ci sono i meridiani, lì invece utilizzi proprio la pianta del piede, il dorso del piede, dove c'è una cartografia che corrisponde ai vari organi. Non so, uno ha mal di stomaco, gli massaggi la zona dello stomaco, sì. Man mano che gli massaggi agisce facendo arrivare il solito sangue, no? In più in quel punto, e il sangue dopo depura non solo il punto, ma anche lo stomaco, in questo caso collegato, oppure il mal di schiena, oppure no? Ecco, tanto per dire. Poi lì, oltre è venuta a trovarci, ha fatto anche una conferenza una vietnamita, sì. La Milè, che tu hai parlato della riflessologia del piede, no? Sì. E lei sta portando avanti il discorso, come si chiamava, ti ricordi, Giola, quella del volto, riflessologia del viso, il Dien Chan praticamente, che è una terapia inventata, o meglio creata lì, da un professore vietnamita, sì. Che adesso non mi ricordo più il nome, perché i vietnamiti hanno nomi strani, sì. Che praticamente il viso è come quella del piede, che va ad stimolare o individuare praticamente i punti dove nel vario corpo dove tu hai male, capito? Sì, ma dopo li tratta lì sul viso i punti. Sì, 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 sì. Cioè preme quel punto là del viso. Sì, sì, è come la riflessoterapia del piede, come dicevo prima. Sì. Io ho scritto un libro proprio sulla riflessologia, diciamo, del viso, eccetera. Fatto nel 2003, tanto per dire. Sì, però non come terapia, solo come diagnosi, cioè vedere le varie zone, ecco. Poi c'è lo shiatsu. Lo shiatsu non sono altro che delle pressioni fatte con le dita nei punti di agopuntura. Cioè, invece dell'ago tu premi con le mani, con le dita, vai eccetera. Vai a premere i vari punti. Vai a premere i vari punti di agopuntura. Anche lì è tutta una metodica che uno deve fare i suoi percorsi. Deve fare i suoi percorsi. Poi c'è la terapia infusionale, quella che abbiamo detto prima, che di solito si fanno durante la chemioterapia per rafforzare, diciamo, l'energia della persona e anche diminuire gli effetti collaterali. E poi c'è la terapia laser, anche questa viene usata per i dolori e anche assieme all'agopuntura, diciamo, in caso di pazienti, oppure al posto dell'agopuntura, in caso di pazienti che hanno paura degli aghi, perché dopo ogni paziente ha una sua tipologia, ogni paziente ha una sua paura, no? Certo. Oppure arriva un paziente che dice: guardi, io le faccio omeopatia. Ma io l'omeopatia l'ho già fatta. Ho detto: ma chi te l'ha prescritta? Tony, il pranoterapista. Va bene, ho detto, cioè, no, perché dopo tanti si inventano anche queste cose. No. Vabbè. No, ma ci sono poi certi, stavo dicendo clienti, certi pazienti che giustamente, che sono convinti, ed è giusto che sia così, che magari... A loro fa bene l'agopuntura. Esatto, invece l'altro fa bene il rimedio pincopalino, la manipolazione. Cioè, io credo che debba essere il paziente, ovviamente, poi consigliato anche dopo in una certa maniera anche dal medico, però deve essere il paziente che in prima linea, diciamo così, deve scegliere la propria terapia secondo le proprie credenze, secondo anche la propria conoscenza, no? Sì. Ma anche le proprie più o meno paure, perché c'è chi ha paura degli aghi che non vuole farsi fare né agopuntura né nulla, c'è chi ha paura della manipolazione, dei crack, no? Che si sentono perché vede i film, sai, quelli che ti girano il collo e dice: questo qua mi intorto il collo e via. E quindi ogni paziente ha le sue sensibilità. Certo. C'è chi, per esempio, perché a me succede di tutto, no? Allora c'è chi dice: io non posso usare, non so, quelle con l'alcol, no? Le medicine che hanno un po' d'alcol perché mi dà fastidio, vabbè, e allora gli dai la capsula. Quello che dice: io la capsula non riesco a mandarla giù perché è troppo grande, allora la puoi aprire, no? Oppure se è una compressa la puoi schiacciare, per dire, metterla in acqua. Cioè, dopo bisogna un po' seguire, no? Anche il paziente stesso, quello che ti dice. E andiamo avanti della terapia laser. Ecco, l'ultima terapia che loro fanno è la terapia motoria. Sì. La terapia motoria sono
è una metodica, diciamo, appunto di una terapia del moto, no? Palestra, insomma. Ma no. Qua non parlano palestra, è importante nella terapia oncologica. Il movimento è forse la terapia più importante che ognuno può usare da solo per rafforzare il corpo e per proteggersi dal progresso della malattia. Questo probabilmente sono programmi elaborati a Colonia, in Germania, sì. E adesso qua non sono specificati, no, cosa sono, cioè se loro insegnano al paziente a dire fai certi movimenti magari per una tipologia di tumore, fanne altri per un'altra, oppure basta solo vai a camminare, non so, un'ora al giorno, certo, eccetera, certo. No? Cioè bisogna capire anche cosa, oppure ti insegnano solo, no? Ti fanno 2 o 3 sedute di insegnamento e dopo tu te lo fai a casa e ti arrangi da solo. Ecco, quindi queste sono un po' tutte le metodiche. Anche perché dietro ovviamente queste, diciamo così, specializzazioni, sì, no? Diciamo che c'è sempre il medico in questo caso, certo, che è preparato su, come che Giovanni Angilè, che è un omeopata e sa curare o comunque è preparato sulla terapia del dolore come tanti ormai sanno dall'acupuntura alla chiropratica o altri metodi, sì, ovviamente, per esempio medici che magari fanno la riflessologia del piede o la fitoterapia o altri metodi, sì, che comunque sono tutti specializzati su un, sì, sì, su un percorso, insomma, un percorso, dopo ognuno. Io per esempio, ma per mia scelta, ho fatto tanti percorsi, no? Nel senso che mi piaceva capire e fare altre cose, cioè non mi sono fermato all'agopuntura, all'omeopatia, sì, sì, andato oltre, sono andato oltre, ma per una mia così anche interesse diverso, no? Ci sono tanti che per esempio fanno omeopatia, fanno solo quello, o fanno, certo, agopuntura, certo, solo quella, anche là non è che sia sbagliato, solo che io ho sempre quest'idea che se tu sai più lingue, no? Quindi più cose, è più facile dopo anche guarire il paziente, perché è logico che ti arrivano tante tipologie del paziente, come ho detto prima, poi c'è quello che vuol fare una cosa, quello che vuol fare un'altra, eccetera, ma a parte quello, anche tu, in base a chi ti arriva, fai quello che credi in base alla... ti arriva uno con problematiche digestive, non è che ti metti a fare l'agopuntura, a mettere gli aghi dappertutto, e gli dici, sì, prenditi questo, questo e questo, omeopatia, fitoterapia, drenanti, cambia l'alimentazione, eccetera, no? Ti arriva quello col dolore alla schiena, non è che puoi dirgli... Con l'alimentazione... Guarda che forse te passa se mangi, sì, 2 mesi bene, cioè, no, gli devi levare il dolore, no? Certo. Quindi anche là dipende da chi ti arriva davanti e in base a quello tu devi scegliere la tipologia giusta, certo, un po' quella che credi tu ma anche quella che dopo il paziente accetta, come dicevo prima. Sono così... per me, sì, che dopo alla fine ti diventa, tra virgolette, una missione, no? Cioè nel senso che tu cerchi, quando arrivano da te, io dico sempre, arrivano sempre da cadavere in su, cioè mai da cadavere in giù, da cadavere in su, cioè peggio del cadavere, no? Quando hanno girato dappertutto. Sì, esatto. E dopo, quando arrivano lì, dopo 2 volte che magari gli fai una terapia, dottore, ma quante volte devo venire a fare, no? Cioè, quella è la domanda, sempre te la fanno, non c'è, alla seconda volta, perché la prima magari accettano, dopo la seconda, quante volte devo venire? E lì la risposta è fino a quanto, cioè sono 2 risposte, fino a che non sta bene, prima risposta, non è che gli dici devi fare 10, certo, sedute, 20, oppure un'altra risposta ancora peggiore, gli dici almeno 1/3 di tempo che lei ha sopportato la sua malattia, metti che sei stata 10 anni, devi venire da me 3 anni, cioè, no, capito, cioè, il concetto, spara, uno si spara. Poi c'è un altro discorso, la diversità tra le terapie, diciamo così, per i dolori, per altre cose, no? Che da te vengono e vorrebbero già star bene la volta dopo, certo, no? Invece magari quando vanno a fare psicoterapia, no, psicanalisi, queste cose qua, vanno anche avanti anni, cioè, e lì diventa sempre una cosa, secondo me, per la persona un po' pesante, perché ogni volta che tu vai dall'analista, che sia psico, che sia di qua, di là, tu non vai altro lì per ripercorrere la tua patologia che hai, sì, mentale, sì, tra virgolette, psicologica, no? In genere, sì. Quindi così non stai mai bene, perché nel momento in cui tu stai andando da lui, perché ci vai? Perché, tra virgolette, senti di stare ancora male, giusto? E quindi non guarisci mai.
Cioè, quello è il concetto. Non lo so. Allora io quando mi capita una così gli dico, senti, quando sento gente che dice, ma io vado già dalla psicoterapia per 5 anni, non so quanti anni vanno, no? Ho detto, ma scusi, se io le dicessi adesso, oggi, vieni da me per 5 anni una volta alla settimana, lei cosa mi direbbe? Che sei scemo? Appunto. Se spara? No, se spara. Dice, non vengo. Oltre spara a te? No, non vengo. Ma perché allora vai dall'altra parte? Perché io sono d'accordissimo sulle terapie psicologiche, però, secondo come la penso io, dopo per carità può darsi che sbagli, perché ognuno dopo ha la sua, certo, la sua idea. Certo. Ma secondo me, come tutte le cose, devono essere brevi. Io posso capire che uno, non so, gli muore il congiunto, il figlio, quello che è, insomma, no, certo. Ci sono certe pure problematiche di lavoro e così via, che abbia un momento di depressione, di ansia, di quello che vuoi. Però questa cosa deve essere una cosa superabile in tempi brevi. Non puoi tenermelo 10 anni in terapia, una su roba questo così. Sono pienamente allora, d'accordo. Io posso capire qualche mese, 6 mesi, un anno se vogliamo di terapia, e anche dopo, quello sarebbe dopo anche deve correre per conto suo. E dopo deve arrangiarsi per conto suo. Certo. Come anche certe persone che hanno chiamato qua per la depressione, ti ricordi? Sì, c'è stata una signora. C'è sempre. Non puoi aspettarti qualcosa dal farmaco, perché il farmaco non ti dà niente, ti rimbecillisce ancora di più, e anche dalla terapia. La terapia deve essere fatta in relazione al fatto che tu, sì, doveva essere un supporto che tu a un certo punto dici, bene, a sto punto sono a posto, sono in grado di camminare con le mie gambe. È lo stesso come me quando arriva uno per i dolori, io gli faccio quelle 3, 4, 5, 10 terapie. Che serve. Dopodiché basta, cioè sta bene, o sta bene oppure è inutile che continui a venire in eterno, che vuol dire che quel tipo di terapia non funziona. Non funziona, oppure che non crede lui a quel tipo di... No, ma non è neanche la questione di credenza, sai. Può essere a volte è anche mentale, quello, eh. Sì, ma allora non vengono neanche a farsela, oppure dopo una volta due non vengono. Provano. Come hai sì, detto, tanti provano. Come sì, hai detto te prima, Giovanni. No? Sì, sì. Che magari non solo a te ma anche a tanti altri medici cosiddetti alternativi o complementari, chiamili come vuoi, sì, no? Sì. Che vengono ovviamente da questi medici, che vanno da questi medici, sì. Che hanno provato di tutto e di più, no? Perché ovviamente la nostra mentalità, vuoi per retaggio, vuoi per cultura, vuoi per tradizioni, vuoi per questo, vuoi per l'altro, sì. L'ospedale è ancora l'ente istituzionale, certo. Dove che nell'ospedale il paziente viene curato, viene guarito, viene messo a posto, sì, punto. Sì, sì. Invece, ovviamente, come sappiamo, sì, benissimo, ci sono tutti i vari percorsi. Per carità, in ospedale trovi anche la terapia che ti può anche far bene, cioè, certo, è chiaro, sì, sì. Come che comunque non ti può far bene, allora vai a cambiare. Dopo aver provato 10, 40, 50 medici, sì. Vai a trovare il dottor Angilè, in questo caso, sì. E medico, dottor, ormai qua, dammi subito la risposta giusta perché sì, mi sono stufo. Sono stufo, infatti. Tu devi fare i miracoli. Appunto. Ecco. Allora bisogna tenere presente una cosa, che comunque in questo caso il paziente, dopo aver girato e rigirato, deve avere anche la pazienza, sì, se no non è no? di dire, ok, adesso trovo questa... o provo questo metodo o questa metodologia, e ci vuole il suo tempo, certo. ovvio. Ma sai, siamo così, siamo fatti così. E a proposito, poi una battuta del cosiddetto dei cosiddetti psicologici analisti che sì. Tengono 10 anni magari il cosiddetto paziente nelle loro mani e lì sono un po' disonesti loro, secondo me. Non voglio colpire la classe, per carità, sono un po' disonesti, che magari vedono il debole, magari anche di soldini eccetera. Sì. Comunque sì, no, beh, per quello parliamo sempre, però sì, no, ripeto, no, solo che il paziente non se ne accorge, ma viene quasi in un certo senso, no, attratto da questa cosa. Il fatto è che nella programmazione, io questo l'ho imparato leggendo qualcosa di programmazione neurolinguistica, nella programmazione neurolinguistica PNL, no, cosiddetta, sì. Chi la utilizza ti fa una terapia di un'ora e in un'ora ti guarisce magari una depressione che se vai da quell'altro ti fa stare anni in terapia.
Perché? Perché agiscono proprio a livello proprio di programmazione, no? Neuro, cioè nervosa, con la linguistica, con la parola. Sì. Agiscono in questo modo. Per esempio, ho raccontato ancora, no? Anthony Robbins, che è uno di quelli che la utilizza di più, e lui abita in una casa sull'Oceano Pacifico. Mm-hmm. E praticamente ha detto che da lui vanno tutti questi depressi, ansiosi, no? Queste persone qua. Però lui li guarda dalla finestra quando arrivano. Siccome quando arrivano vedono questo bel panorama, questo mare, no? E sono tutti belli, sorridenti, cose, no? A vedere stai, il panorama fa bene a tutti, no? Quando ha detto dopo arrivano in casa, i primi 10 minuti sono di convenevoli. Come è andato il viaggio, volete un caffè, una bibita, insomma quello che volete. Quando ha detto dopo una decina di minuti capiscono che è ora della terapia, i visi da sorridenti diventano con le labbra in giù, no, tutti cupi. Allora ha detto in quel momento io grido, no, non è ancora ora della terapia, e loro si rilassano, e da là gli faccio già capire come in un attimo loro diventano tra virgolette depressi e in un altro attimo possono ridiventare normali, no? Perché è quella la difficoltà da capire, la forza della mente. Allora dopo gli fa la terapia, gli spiega le metodiche, insomma, no, di questa programmazione e di questo PNL e così via, e quindi dopo fa. E infatti la PNL per me è una grande scienza, se vogliamo metterla così, però come tutte le cose, anche la PNL è ovviamente, se la usi male fa male. Sì, come tutte le cose, insomma, sì, esatto. Un po' logico, perché anche lì tu puoi fare un po', sì, creare delle situazioni un po'... È una bella strategia di vendita. Sì, a parte la vendita, sì, che puoi usare come vendita, per carità, perché loro proprio utilizzano, guardando anche la persona, no? Sì. Se è visiva, uditiva, cinestesica. Per esempio, per fare l'esempio classico, uno va a comprare una macchina, no? Uh-huh. Se una persona è visiva, non gli puoi dire senti il motore, perché quello non capisce niente di motore. Gli devi dire guarda che bel colore, guarda la linea della macchina, eccetera, no? Se è uditiva invece devi fargli sentire il rombo del motore, perché se è cinestesica, che utilizza gli altri sensi, il tatto, l'olfatto, il gusto, gli devi far sentire, toccare, senti il volante, com'è la pelle dei sedili, queste cose qua, no? Devi sempre, diciamo, dare alla persona che ti arriva un qualcosa di mirato, perché se tu sbagli programmazione a seconda di uno non riesci a vendere tutto la macchina. Hai sbagliato, questo è un esempio certo, così di vendita. Però a livello di invece di diciamo di terapia, questa può essere utile anche per un medico, insomma qualsiasi, anche se non fa medicina naturale, proprio per entrare in simbiosi a livello di dialogo con la persona che ha davanti. Certo. Non è detto che uno deve fare per forza le medicine naturali, può essere anche un medico che fa allopatia classica, però insomma aiuta come tutte le cose, insomma più conoscenze hai più riesci a... Anche perché così con la PNL riesci a conoscere comunque la persona. Certo. Anche con lo sguardo degli occhi. Sì. No? È molto importante questo, io perché infatti, gli occhi sono molto importanti. Infatti delle sono volte molto no, estensivi gli occhi, dico alla fine di tutto quanto, dico a certe persone, a lei piace leggere? E fa, sì. Ho detto, l'ho capito dalle prime parole che ha detto, no? Perché se uno parla in velocità oppure gli occhi vanno in su, questo è un visivo. Sì. Quindi a lui piace leggere più che ascoltare, diciamo, no? Invece se uno gira gli occhi verso le orecchie prima di risponderti a una domanda, quello è uditivo. Se gli occhi li manda in giù, a destra o a sinistra, è cinestesico. Quindi già puoi vedere a seconda della... Non lo sapevi questo? No, questo non lo sapevo. Porco cane, ho beccato una roba che non sa. L'enciclopedia vivente che è Giorgio, capito? Ogni tanto manca di qualcosa. No, ma ci sono anche certe espressioni degli occhi, no? Quando tu stai parlando con una persona, quando gli occhi sono rivolti all'insù, per dire, no? Messi così. Quello è visivo. Io pensavo che fosse però anche un... Uno che dice mamma mia, per dire, no? Indifferente, no? No. Allora, quando uno prima di risponderti, poi dipende dal tipo di domanda che fai no? Lui tira gli occhi in su, diciamo, no? O a destra o a sinistra o in alto, oppure fissa con gli occhi, no? Come se guardasse un punto distante, quello è un visivo.
Se invece guarda a destra e a sinistra verso le orecchie, diciamo, prima di risponderti è uditivo, se guarda in giù, destra e a sinistra è cinestesico. Questo è tanto per avere l'idea, insomma. Sì, il base, insomma. Dopo, se uno parla veloce, come me per esempio, è visivo. Se uno parla lento, sei di quelli che una parola ogni mezz'ora che ti dicono così, che qua, quello è un uditivo di solito. Il cinestesico è un po' metà e metà. La via di mezzo. C'è il telefono che suona, se vuoi. Manca un minuto, due alle due. Come vuoi, se vuoi finire. No, perché... vabbè, più o meno ho finito. Però... allora, prendiamo la telefonata prima della pubblicità, no... dai. Prendiamo la pubblicità, perché dopo ci sono anche arrivati i messaggi. Sì, un messaggio. Pronto? Sì? Metti. Sì, chi sei? Giovanni? Sì, Giovanni, sì. Sì, ciao, ciao. No, stavo riflettendo sul testo, sullo scritto di Freud, no, quando dice analisi terminabile e interminabile, no, al proposito della durata di una terapia. Beh, in effetti ci sono delle sindromi che vanno avanti diverso tempo. E, c'è quel concetto, no, che qualcuno ha chiamato coazione a ripetere, no? È tipico caso, come dire, di tutte le sindromi legate alla dipendenza, no? Sì. In cui il soggetto certo va, si fa curare, viene ascoltato, viene anche ascoltato con le famose terapie brevi, addirittura con la PNL, che altro non è che, come dire, che una messa in pratica delle conoscenze apprese dalla scuola di Palo Alto tra Vaclavic, Babetson e altri autori. Sì. Però il problema è questo, no? Che la coazione a ripetere sì, può essere risolta in 448, ma in realtà una persona, prendiamo il caso dell'alcolismo, no, e degli alcolisti anonimi, come vedete quella sembra quasi una terapia naturale di gruppo, perché lì non ci sono terapeuti, sono tutti ex alcolisti, no, e che dicono, hanno come concezione, io sono Mario, sono un alcolista non attivo, si definiscono, no, da 3, da 4, da 5 anni. Ma il problema di queste persone, problema, io direi anche la soluzione, è anche una soluzione felice, è il fatto che questi devono frequentare l'ambiente degli alcolisti, mi pare 2 volte alla settimana, no, dicendo ogni volta, recitando questa, no, all'infinito questa frase, io sono un alcolista non attivo, no, da 3 anni, e così mantengono attraverso la pressione del gruppo la loro astinenza dall'alcol. Perché l'aspetto compulsivo, no, la coazione a ripetere di queste persone, ma che abbiamo tutti, perché in fondo siamo un po' tutti compulsivi, anche se ci danneggiamo un po' meno, ma noi abbiamo i nostri vizi, vizietti, i nostri rituali giornalieri, no? Ci coinvolgono, no? E sono momenti molto pericolosi, perché un alcolista basta che beva mezzo bicchiere di vino per avere una mezzo bicchiere di vino per avere una ricaduta, perché quello è il primo, e poi ne faranno seguito altri 10, 20 e via dicendo, no? Stesso dicasi per chi è bulimico o per altro, o per il gioco d'azzardo, cioè, e via dicendo. Quindi io sarei un po' incerto su questa questione della durata breve o immediata. Sì, certo, a me sembra molto un po' come, no, quando Freud con Charcot, no, metteva in atto l'ipnosi, l'ipnosi altro non era che un'altra modalità di comunicazione, che in fondo si faceva parlare il linguaggio dell'inconscio, no? E, però, come sappiamo, Charcot e Freud se ne sono accorti, insomma, dopo un po' che è avvenuto il cosiddetto metodo catartico, dopo il paziente torna a ripresentare i sintomi che aveva precedentemente. Io ci starei attento con questa cosa, cioè il mal de vivre è una cosa che ci accompagna per sempre, insomma, noi abbiamo i nostri piccoli disturbi, piccoli grandi disturbi, e dobbiamo continuamente, secondo me, controllarli. Okay. Ora, questo non significa, perché insomma qualcuno potrebbe dire, sì, ma tu vai in psicanalisi, no, ci stai 20 anni, cioè regali 3 appartamenti allo psicanalista e sei a posto, no. Adesso non so se avete sentito, a parte il fatto che adesso è stata riconosciuta una psicoterapia ufficiale, la psicanalisi, ma potrebbe nei prossimi giorni anche essere erogata dal Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, insomma. Ok, grazie. Grazie, scusate della lunghezza. Grazie, no, grazie. No, grazie. Sì. Sì, indubbiamente sì. Sì. Dopo ci sono casi e casi, no? Perché è logico che quello, l'alcolista anonimo che va lì, è normale che si senta
nel gruppo, anche protetto se vogliamo, no? Poi il fatto di dire ah, io non bevo da un anno, non bevo da... quello può essere un co'. Però ci sono anche quelli che non bevono più senza dover andare per forza all'alcolista anonimo. Io per esempio ho un amico che conosco molto bene, che quando aveva una quarantina d'anni beveva tantissimo. E questo qua, io per esempio, no, tutti quanti, anche stupidamente, quando lo trovavano, dai vieni che ti offro. Cioè, io non ho mai offerto niente, ma non per non offrire, proprio perché sapevo che lui avrebbe bevuto dalle 8 di mattina al posto. Era la sua cosa, no? E tutti dicevano questo qua, ci lascia le penne, no, presto, perché come è messo non mangiava, sai, beveva, perché poi l'alcol fa anche da nutriente, nutriente, quindi alimento, no? E allora a un certo punto sono andato proprio a vederlo, è stato ricoverato in ospedale con la sindrome, quella, no, come si chiama, adesso non mi viene il nome, insomma, comunque sai, quelli che vedono gli animali, eccetera. Infatti lui era a letto e c'era anche il figlio lì, diceva, ma mandate via quel cane che è lì, cioè lui vedeva un cane per esempio nella stanza all'ospedale dove era, insomma, passata quella cosa là, avrà fatto anche lui le sue terapie eccetera eccetera, non ha più bevuto, adesso ha 80 anni, sta meglio di tanti che gli sono morti a 50, capito? Cioè ha 80 anche di più, 82, 83 anni, per dire, è una persona cambiata totalmente. Ma lì è sempre un discorso, poi io credo sia sempre una questione soggettiva poi della cosa, no? Come tutte le cose. Allora, in sto caso che Giovanni ha tirato fuori poi il discorso di alcolisti che può andare per i tossicodipendenti, come che può essere, come può essere i giocatori di azzardo eccetera eccetera, no? Allora io ritengo che comunque i gruppi, no, siano assolutamente importanti. Sì, quello sì. Assolutamente, proprio per il primo supporto, no, eccetera. Dopo, ma qui dopo si studia a caso ovviamente, io dopo credo che il soggetto, la persona stessa, una volta, diciamo così, venuto fuori da quella iniziale astinenza o comunque, come si può dire, distacco, ecco, grazie, distacco, no, eccetera, deve correre da solo poi, alla fine, perché altrimenti è sempre legato a... Allora, noi non dobbiamo legare le persone a, ma dobbiamo cercare che le persone, una volta che hanno completato un proprio iter, che può per carità durare una settimana, come può durare un anno, come hai detto te, però dopo alla fin fine devono imparare a camminare da soli. Questo è, dal mio punto di vista, deve essere il proposito comunque dell'esperto, in questo caso dello psicologo o comunque anche del medico, quello che è, insomma. Sì, perché anche il medico, come ripeto, non può tenere... Sta buona questa pubblicità, adesso andiamo in pubblicità. Adesso arriva, sì. No, sì, anche il medico, come ripeto, non è che può tenere una persona 20 anni, no, sempre a fare la terapia per il dolore, cioè prima o dopo sto dolore passerà o no? Certo. Perché se non passa vuol dire che non, che qualcosa non funziona. Appunto. Ecco. Comunque grazie dell'intervento, pubblicità, perché sennò mia moglie è solo fiscale, che ha spiegato più che altro, più che la spiegazione, ci è andato a visitare questo ospedale di Merano, in Alto Adige, no? Lì dove c'è la provincia autonoma, ecco, prima non mi viene dell'Alto Adige. Esatto, dell'Alto Adige, cioè praticamente Bolzano, no? Dove che lì c'è un ospedale che praticamente praticano... Cioè nell'ospedale civile dentro c'è un reparto di medicine complementari. Perfetto. Che aiutano praticamente le terapie, per esempio, oncologiche, i dolori cronici, le problematiche, cioè aiutano croniche, diciamo, quella medicina di protocollo, a dare un aiuto in più, diciamo, a questi pazienti. E tu lì hai fatto tutto un elenco prima delle varie terapie di che supporto che sì. utilizzano, eccetera eccetera, che ovviamente il paziente che
a queste patologie gravi, che va facile la chemio, o se non è la chemio è la radio, o che ne so io, qualcos'altro, che comunque trova questi spazi, questi ambulatori, queste terapie complementari, chiamiamole così, che poi è il nome poi più giusto, in cui proprio per cura, come si può dire, per combattere gli effetti collaterali, come sappiamo benissimo, soprattutto della chemioterapia, che dopo ognuno creda o non creda, vabbè, questo è un affar suo, sì, ovviamente, bene, perché no, dopo lasciamo, anzi noi combattiamo ovviamente perché ci sia la libertà assoluta, sulla libertà di terapia, di scelta terapeutica, assolutamente. Leggiamo qualche messaggio, Giola, vai. Sì, allora, buongiorno dottore, che ne pensa del BioTest? Complimenti e grazie, Corrado. Sì, Corrado, io il BioTest non lo uso, quindi non so dirle cosa ne penso, insomma, perché non sapendo che cos'è non le posso dire, insomma, il dottor Angile, mi dispiace. Il dottor Angile è bravo, però non è un tutorial. Faccio tante cose, non sono ancora bravo come Giorgio, che lui sa tutto ancora di più di grazie, me. Grazie, caro. Però non sapeva, cos'è che non sapeva oggi? Gli occhi all'insù. Vedi. Gli manca anche luce, acqua, gas, telefono oggi. No, allora ti dico una cosa, no? Sì. Una battuta proprio di 30 sì. secondi. Quando che io vendevo libri, vendevo enciclopedie, perché io ho fatto anche io PNL, no? Perché facevo dei corsi di vendita. Certo, no? Il primo libro che mi hanno regalato è stato Come trattare gli altri per farci gli amici. Sì, questo quello di Dale Carnegie. Bravo, Carnegie, questo è il libro, è la Bibbia praticamente, sì, del venditore. No? Eccetera. Allora, mi hanno sempre insegnato, o comunque mi hanno fatto sempre capire, che comunque quando che tu stai parlando con la persona, quando che dimostra indifferenza, ha questa visione degli occhi guardando all'insù. Adesso tu mi stai sconvolgendo praticamente un po' la cosa. Capito? Allora sì, dipende però come guardano all'insù, no? Se tu gli parli e questo qua fa così, guarda in su, senza risponderti, no? Dice questo qua mi sta rompendo le scatole, quello è un discorso. Se però tu gli fai una domanda diretta, no? Sì. Non so, cosa ne pensi dell'enciclopedia? E quello prima di risponderti guarda in su, come ho detto a destra, magari quello è il visivo, oppure quell'altro, capito? Sì. Dipende, prima di risponderti di solito fanno questa cosa, ma inconscia, non è... Se invece uno, tu parli, questo comincia a sbuffare, poi anche comincia magari a mettere le braccia, sai, incrociate attorno al corpo, sono tutti segni di chiusura questi qua, no? Sì. E vuol dire che non ti sta ascoltando, non gli interessa quello che tu dici, eccetera. Forse ho capito male, ho visto la cosa in altra maniera. No, ma è giusto anche quello che dici tu del fatto degli occhi in alto così che sbuffano, cioè dopo dipende, no? Ognuno dopo ha un suo modo di, certo. di manifestare questo disinteresse. Assolutamente. Quindi vendevi anche enciclopedie? Certo. E che enciclopedie vendevi? No, della Fabri. Ah, quella là, l'enciclopedia Fabri. Ce ne avevo io. Vabbè. Allora, uno chiede come si chiama il medico che c'è in studio, nome e cognome. Dottor Giovanni Angilè. Allora, poi, appena sentito sul baucometro sanzioni ai medici fino alla radiazione, sì. se osano sconsigliare i vaccini, e hanno detto pure che sembra causino autismo. Detto e non detto. Sì, allora a te la risposta me l'ha telefonato anche mia moglie proprio un'oretta fa di questa cosa, non so dove l'hanno detto, in qualche telegiornale da qualche parte. Lì ha detto baucometro. Sì, quindi. Sì, beh, non lo so, insomma, TV, insomma, sì. Sì, lì siamo sempre là, no? Ci sono i soliti cose, uno dice una cosa, uno dice un'altra, l'interesse è questo, quell'altro. Terrorismo. Il solito discorso, insomma, terrorismo. Sì, dai. Può dire niente. È il discorso del terrorismo che, come sappiamo, si cerca sempre. Quando che abbiamo sempre detto, no, che allora la multinazionale, no, quando che perde il 5%, a prescindere dal prodotto, è già in crisi. No? Perché un 5% per una multinazionale vuol dire soldi, ragazzi. Tanti. Quindi i vaccini in Italia sono andati sotto a quella soglia, mi pare che ci sia il 93-94%
che vaccinano, e altri 5% o 5-6% che non vaccinano. E praticamente per le valli multinazionali questa è crisi. Quindi stanno facendo tutte queste cose. Adesso per esempio stanno facendo terrorismo di paura ai medici, che chi sconsiglia ovviamente la vaccinazione, c'è la radiazione addirittura. Pensa a te a che punto che siamo arrivati, ragazzi. Va bene, dai. Ok, allora potete mandare degli sms ovviamente al 334 710 2672, e se avete qualche domanda da fare al dottor Angilè sull'alimentazione, sulla terapia del dolore, su quello che voi volete fare, dovete domandare, o anche su questa struttura che il dottor Angilè è andato a visitare, oppure se volete telefonare allo 049 700 700, oppure 049 700 838. Lo so che siamo in un periodo estivo, cioè, tutti stanno pensando alle ferie, però insomma, vedete voi, insomma, messaggi sono arrivati. Sì, uno che andava a completare diceva del 4%, che è quello del discorso dell'autismo. Completava solo perché non era completo il messaggio, è arrivato la terza parte adesso. Perfetto, perché era lungo, insomma. Sì. Perfetto. Sì, beh, indubbiamente adesso siamo in un periodo, sai, luglio, anche penso che tanta gente sia al mare. No, stanno anche preparando le valigie. Stanno preparando le valigie, insomma, hanno questo, altre cose. Questo che viene non... qua, questi vengono qua a parlare di malattie, di tumori. Vengono a parlare di questo. Di cose strane. Allora, facciamo una cosa del genere. Caro dottor Angilè, visto che siamo in un periodo ovviamente di ferie, di estivo, no? Allora, tu che sei anche un buon esperto di alimentazione, cerchiamo anche di dare qualche consiglio, magari si va al mare, anche se si resta a casa perché c'è caldo comunque, eccetera, no? Un'alimentazione, diciamo così, che è fresca, non so che tipo di alimentazione si può fare in questi due mesi, sto parlando di luglio e agosto, e per avere magari per stare meglio in salute, insomma. Ecco. Allora, fresca il gelato. Allora. Aspetta, allora prendiamo una telefonata. Sì, dai. Dopo parliamo anche di te. Pronto? Pronto? Sì, vai. Ciao Carla. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, sei in diretta, ciao. Ciao. Allora, interessantissimo questa esperienza, ma è l'ospedale di Bolzano o di Merano? Merano. Ah, ecco, Merano, mi pareva si deve sentire giusto allora. L'ideale sarebbe, visto, cioè poterla portare anche almeno qua nel Veneto, non vivo su tutti gli ospedali, ma almeno su un ospedale. Sì, l'ideale sarebbe, anche perché adesso l'Ordine dei Medici sta accreditando i medici, dopo 30 anni che io sto facendo questi lavori, sia come omeopata, come agopuntore e come fitoterapeuta. Cioè, nel senso che faranno degli albi, un albo insomma unico, adesso non lo so, o tre divisi, insomma, dove dicono questo medico è accreditato così, 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 in base all'esperienza. Sicuramente hanno fatto passi in avanti, perché il primo. Sì, pian pianino, sì, stanno entrando anche. Non devo andare a Bologna, perché allora non ve ne c'era neanche uno nel Veneto, dunque. Beh, però, certo. Tra i negusti siamo ancora in Rio, perché ne parte che avremo le ottime forze, tipici uno dei rappresentanti, Giovanni, e basterebbe adesso le persone che ci credono, che hanno visto i risultati, che bisogna riunire le forze, sarebbe, potrebbe essere un'idea buttata, che negli ambulatori mettersi insieme pazienti e medici, negli ambulatori poi raccogliere le firme per poter fare una richiesta alla Regione Veneto, perché se va solo i pazienti giustamente non hanno competenza e non possono portare avanti una tesi, discutere con i medici sulla validità o meno di queste cure, che voi assolutamente il medico esperto nel settore che vada a discutere con l'avallo, con le firme raccolte dei pazienti che richiedono questa cosa, perché sennò è quasi impossibile. Stesso Claudio Fusciori, adesso colgo l'occasione, che non è medico, è solo il marito di una paziente MCS, che se riuscito a farsi riconoscere la Regione Veneto la malattia, però adesso sta lottando ancora, perché
sì il riconoscimento, ma bisogna che venga fatte le strutture e le cure, se no cosa che medaglie. Sì, è un primo passo. Perciò lancio l'idea, ringrazio di questa esperienza, chissà che non riuscimo a mettersi appunto insieme per ottenere questa cosa che trovo favolosa, dal mio punto di vista, visto che sono sempre a dotare le cure complementari da quando che sono al monte e che credo in una maniera più assoluta. Vediamo di mettere in porto insomma questa cosa. Intanto ringrazio e saluto. Grazie, ciao Carla. Chiudi. No, è interessante sta cosa. Mi ha preso anche lo spunto ovviamente da Carla, ti ringrazio Carla, che ovviamente non so come che siete messi voi come medici, no? Ma l'album, non so, della Regione Veneto, Sparulina, cosa, per dire, visto magari può partire te l'idea insieme con altri medici, eccetera, che magari i medici della Regione Veneto, o non solo medici, può essere anche psicologo, come può essere anche un analista o chi per esso, comunque esperti o comunque professionisti, no, di tutte queste cose, per creare effettivamente basta anche un ospedale, diciamo così, come via di sperimentazione nel Veneto, no? Prendiamo l'ospedale di Padova, tanto per che venga fuori una struttura simile ovviamente a quella di Merano, no? Quindi può partire appunto dai medici questa cosa, per poi divulgarla magari con i pazienti o comunque col pubblico. Non sarebbe male questa cosa, magari in futuro, non lo so come si può, e quindi anche andare davanti ovviamente alla Regione Veneto, all'assessore alla salute, alla sanità, si chiama, e proporre questa interessante cosa. E credo che poi alla fine, a livello diciamo così a livello economico, non credo che ci vogliano miliardi per fare queste cose, insomma. Penso che con un piccolo investimento ma soprattutto facciamo un investimento per le persone che possono avere E poi c'è alla fine salute, diceva insomma, anche appunto questo direttore, c'è sì stato un investimento perché hanno dovuto comprare i vari macchinari, il laser, eccetera, no? Però dopo alla fine hanno visto che hanno avuto un risparmio nel tempo, perché dopo, logico che se il paziente ti fa le terapie, dopo se ne va a casa e guarisce e basta, non deve star là, ritornare, quindi diventa... Questo è poi deve poi essere... indirettamente la logica, anche, a parte la qualità della vita del paziente, anche a livello diciamo lavorativo, no? Perché se uno comincia ad avere un tumore che con le chemioterapie, con la radio, con questo, con quello, va avanti un anno o due anni o quello che sia di terapie, questo capite che non è che possa tanto lavorare, quindi anche il lavoro in genere perde una persona, no, valida in quel periodo là, quindi... Insomma, se invece gli dai i supporti, eccetera, questo può fare sì le chemio o quello che, ma può anche magari andare a lavorare. Che poi oltretutto il lavoro in sé ti dà anche lo stimolo per guarire prima, perché se tu ti vedi che sei debilitato, non hai voglia di far niente, non puoi andare a lavoro, poi il momento, se sei dipendente magari ti pagano lo stesso, dici va anche bene, no, per dire, ma se sei tu libero professionista, un lavoro autonomo, che se non lavori non guadagni niente, quindi stai anche peggio, perché a livello psicologico dici guarda, non ho neanche la forza di dire, di andare dal cliente, andare di qua, andare di là, e quello è molto brutto a livello proprio personale. Oltre ad avere la malattia grave, vai magari anche in depressione. Vai in depressione sicuramente. Quindi fai il doppio, insomma. Certo. Messaggi, Giona? Sì, allora, 80 euro alle famiglie indigenti e ad ogni figlio massimo 3 se va a scuola, ma solo se regolarmente vaccinato. Legge Renzi, estate 2016. Ripetile questa. 80 euro alle famiglie indigenti e ad ogni figlio massimo 3 se va a scuola, ma solo se regolarmente vaccinato. Questa è una legge Renzi. Perfetto. Legge 3026. Del 2016. Ma 80 euro come? Al mese o 80 euro una tantum?
Sarà... Qua non è spiegato. No, non lo so, bisogna andare a vedere la legge. Uh-huh. Al di là di tutto, secondo me, se uno ha un boccone nella vita che non va giù, si ammala. Grazie Anna. Uh-huh. Nella casa dell'anima, nel napoletano, dove si prendono a cuore a 360 gradi la salute della persona, Anna. Aspetta un attimo. Lì c'è il discorso del boccone, no? Sai quando quel boccone non va giù? Non va giù. C'è un qualcosa che non va. Questo mi porta a Hammer, no? Hammer diceva, no? Quando fa sempre il discorso, l'esempio del boccone, no? Il boccone, quando che tu mangi un qualcosa che non va giù, ovviamente c'è un qualcosa che blocca, no? Quindi mettendolo in fase, diciamo così, malattia, quindi questo boccone che ti resta lì, che vuol dire che ti va nello stomaco, che c'è un qualcosa che non gira, hai capito? Sì. Questo è, vabbè, diciamo che... ma questo lo dicono anche le persone mediana, qualsiasi, insomma. Sì, no? Sono i detti che poi... ansioso e mi si blocca detti popolari, la digestione, poi, insomma, certo. No, mi blocco il boccone, mi sento cosa peso. Cosa diceva l'altro messaggio poi? Diceva che, a quanto sembra, nel napoletano c'è una casa, si chiama la casa dell'anima, che si prendono a cuore a 360 gradi la salute della persona. Sì. Questa non lo so, la conosci questa? No, non conosco. No, ma c'è il centro, quello a Salzano, per esempio, che anche lì fanno, no, da tantissimi anni, sarà più di 30 anni, non lo so, dove ci sono medicine complementari e vengono utilizzate. È anche proprio un centro in cui puoi, nel senso, ti ricoverano, non è solo la visita e basta. Sì, ma è solo, diciamo così, di medicina complementare? Di medicina complementare. Solo medicina complementare. Sì. E quindi anche qua, è qua vicino, voglio dire, in zona... No, lì il discorso è che si faceva prima, proprio per dare anche fiducia al paziente, no? Sì. Come hai detto te nella presentazione di questa cosa prima, nella prima parte, certo. Che quando che vediamo, cioè il paziente oggi vede ancora nell'istituzione dell'ospedale quella struttura in cui si sente sicuro, no? Sì. Quindi... Quando che trova, quindi, l'ospedale che all'interno dell'ospedale ti fa la tua chemioterapia, sto parlando di chemioterapia perché per tantissime persone è la cura, diciamo, che fa bene per il tumore, no? Che fa bene, tra virgolette, ovvio, questa cosa qua. Però, nello stesso tempo, ci sono questi ambulatori, no? che curano gli effetti collaterali della chemioterapia, ecco che allora il paziente dice, oh, ostia, guarda ciò, qua c'è questo, qua c'è che... prende fiducia va anche a prendere conoscenza, certo. Hai capito? Però se metti la struttura adesso, come hai detto te, quelli ed è un'altra parte, sì. Che a Salzano c'è solo il complementare, però resta sempre che il dubbio di dire, ma cosa fai, gli stregoni? Insomma c'è sempre quel... Esatto. Da quanto tempo esiste questa collaborazione del bello ospedale di Merano, Simonetta? Ho detto 4-5 anni, non di più, insomma. Ancora Simonetta dice, la macchina BIA fa un test con degli elettrodi, riporta mancanze di minerali o vitamine e rivela infezioni presenti, fa un controllo generale. Sì. È quella del biotest? Sì, biotest di prima. Dire, oltre a questa ce ne sono ormai centinaia di ste macchine, no? Sì. Che possono fare, c'è, non so, il Vegatest, l'elettro, cioè ce ne sono parecchie, ogni tanto ne inventano una di nuova, il Mora terapia, eccetera, e agiscono tutte un po' a livello sia energetico sia a livello, per quello dico, non è che sto qua non l'avevo mai sentito, ma ne ho sentite altre, ce ne sono tantissime, insomma, no? Poi naturalmente no, ognuna dice la mia meglio, no? Perché dopo è logico, no? Ce ne sono alcune addirittura, cos'è il Vega, mi sembra, non mi ricordo se è il Vega o la Mora, che addirittura cosa fanno? Trovano l'energia del paziente negativa, diciamo, no? Poi premono un bottone, questa energia negativa diventa positiva, mettono dentro una carta tipo
via card, queste cose qua, no? Mettono, caricano questa carta dell'energia positiva per quel paziente, cioè caricano la carta di soldini, tipo carta di credito, sì, no, sì, di soldini, di no, di soldini, di energia. Ho capito che tu pensi sempre ai soldini, ma è i soldini, no, energia, sono energia anche quelli, sì. Allora, caricano di energia e poi questo se la mette, non so, in tasca, cioè, se la tiene a contatto col corpo, e quello gli caricano dentro magari il farmaco omeopatico, sempre come energia, no, sì, sua, e dicono che anche questa è terapia. Però dico, io questa non l'ho mai fatta, c'è chi la fa, chi magari si trova bene, ma come tutte le cose bisogna provarle, non si può dire va bene, va male, eccetera. Fanno anche questo, il tanto per dire, insomma. È bella di sta radio, no? Lo abbiamo sempre detto. E che io, c'è un po' di tutto. E io lo ribadisco, sì, no? Che se viene Giovanni Angirè e mi porta la terapia Pinco Palino, poi mi arriva Tony Menego che mi porta un'altra terapia, a me mi sta bene tutte e due, perché tutte e due alla fin fine dicono una verità, ma non dicono la verità assoluta. Certamente. Quindi sono sempre quelle cose che fa sì bene a noi, per avere più, sempre più conoscenza, ricercare la conoscenza. Dopo, per carità, dopo, come hai detto te, uno va dove crede meglio, dove ha più fiducia, dove che a naso crede che quella terapia sia migliore dell'altra. Per carità, ci vorrebbe altro, bisogna provarle dopo le cose, sì. E quindi, ma è giusto che ci sia queste cose, perché altrimenti altrimenti vai in ospedale, Pinco Pallino ti dice hai un tumore? Scegli o chemio o radio o chirurgia, punto, sì. No? Io voglio qualcos'altro. Sì, sì, sì. Ecco, tutto lì. Poi sì, c'è un'altra cosa, che il paziente di solito quando fa queste terapie, diciamo, complementari, non le conosce la maggior parte, no? A meno che non le abbia già fatte per qualche altra ragione. Quindi quando uno dice deve crederci, non è neanche vero, perché come fai a credere una cosa che non conosci? Uno viene lì da te, non sa quello che fa, oppure al massimo ti telefona e dice ma lei per questa patologia fa qualcosa, allora io personalmente gli spiego sì, posso fare questo, questo e questo, no? Cioè, per dire. Dopodiché, se viene, non è che sa che cos'è l'omeopatia, sa cos'è l'agopuntura, sa cos'è l'alimentazione, per dire, sa cos'è questo o quello, perché non lo sanno. Quindi finché non provano e non si rendono conto che una cosa può essere valida o meno, come fanno a crederci? Appunto. Tu non puoi credere una cosa che non conosci, no. Come ripeto, e questo è il, non voglio dire il 90%, ma almeno il 70-80% delle persone non sanno quello che tu gli farai, anche perché io facendo tante cose, uno arriva là, posso fargli l'ago, come l'omeo, come questo, come quello, insomma, sono tante possibilità. Poi un'altra cosa, tanti arrivano perché? Perché hanno l'amico, il parente, il coso, che è già venuto da un medico come noi, no? Allora dice, ah, quello, non so, mi ha fatto guarire il mal di testa, come tu dici, in due volte che sono venuto il mal di schiena, no? Per dire. E allora, perché l'ha detto l'amico, vengono anche loro che hanno magari la stessa problematica, certo, e magari vorrebbero, no, perché dopo, ripeto, ognuno di noi è diverso, la stessa metodica che hai fatto all'amico, sì, e magari star bene in due volte, ma quello magari aveva la patologia acuta, è stato bene in due volte perché era acuto, cioè l'hai preso subito, questo qua invece ce l'ha da 3 anni e vorrebbe star bene in due volte anche lui. Dopo, ripeto, è sempre soggettiva la persona. Poi c'è chi accetta la terapia, chi dopo 2 o 3 volte dice ah, non mi fa niente e non vengo più, vabbè, peggio per te, perché dopo 3 volte uno comincia un po' a vedere i risultati. Prima sì, ci sono un po' di alti e bassi, perché cosa succede? Quando uno, parliamo del dolore, no, che si capisce di più, quando uno arriva col dolore, parliamo del dolore più cronico, non l'acuto che ce l'aveva da ieri, quindi magari con una terapia a volte 2 massimo migliora, arriva col dolore cronico che ce l'ha da un po' di mesi, no? Per non dire di più, ma mettiamo alcuni mesi. Allora cosa succede? La prima terapia di solito, almeno esce dallo studio, dall'ambulatorio, che sta abbastanza bene. Se prima aveva un dolore 10, può avere 2-3 di dolore come residuo, no? Però cosa succede? Va a casa
utilizza i muscoli che prima lui li teneva a riposo perché aveva paura, faceva delle posizioni antalgiche di difesa, vengono dette, no? Sì. Antidolorifiche di difesa. Allora, questa posizione uno cammina storto, no? Perché se cammina dritto ha dolore, giusto? Nel momento in cui tu gli fai la terapia, la prima terapia, uno va via che è dritto, per farvi capire. Andando via che è dritto, però, la memoria del dolore che aveva fino a mezz'ora prima rimane. E lui il giorno dopo magari si alza che ha il dolore come prima o peggio di prima. Sì. Allora ti chiama, preoccupa, ma il dolore... Io glielo dico anche, però sai, la gente quando esce che sta bene non pensa di riavere il dolore. Certo. Gli dico, guardate che può ritornarti, specialmente la prima volta, perché il corpo deve ancora trovare il suo assetto di equilibrio. Ha la memoria ancora dello stare storto, per cammini storto perché hai paura del dolore, no? Quindi tu camminando dritto, il muscolo che prima era in contrazione si rilassa un po', però dopo appena... tu ti, magari ti addormenti, tac, si ricontrae di nuovo, certo, certo. E tu il giorno dopo hai dolore. Con la seconda terapia di solito non c'è un miglioramento dell'80% per dire, ma c'è un miglioramento metti del 50%, dice sì, la prima mi aveva fatto un po' meglio, però perché dopo il corpo si riassetta pian pianino fino riprende ad arrivare a zero, riprende un po' postura, la sua postura, ma deve essere una cosa graduale, certo, e certo. Non sempre è facile far capire al paziente questa cosa qua, perché come ripeto, tutti vorrebbero tutto e subito. Quello che non hanno voluto con la medicina classica, gli ha dato il cortisone per, non so, 5 anni e dice non sono mai stato sì, sto bene un giorno o due, dopo mi ritorna il problema. E no? Il mal di testa ti viene. Il mal di testa, mal di eccetera. Testa, per curare il mal di testa ti do la pastiglietta e ti va via il mal di testa. E ti viene il mal di stomaco. No, perché siamo abituati, no? Sì. Vuoi perché c'è la vita ormai frenetica. Certo. Vuoi praticamente il mondo corre ormai a 150 km all'ora, forse più che meno, eccetera. Quindi non c'è più prima ci aveva il bisogno di staccare un attimo, adesso non c'è più questo bisogno, no? Bisogna sempre essere sempre di corsa. Sì. Quindi se domani mi viene mal di testa o la febbre o questo che l'altro, chiamo il dottore, dottore, ti ha dato la pastiglia perché domani andare a lavorare. Certo. Punto. E ora il dottore dice... Voto la pastiglia, te la lago, però te rangi. Che però c'è anche con i bambini è la stessa cosa, perché il bambino che ha la febbre è un fastidio, no? Perché se no, se ha la febbre non va a scuola. Se non va a scuola, i genitori magari lavorano tutti e due. Deve stare chi, a casa e chi uno. Deve lo tiene, appunto, no? Diventa tutto un... Prendiamo una telefonata, dopo ci sono dei vari messaggi. Pronto? Vai, vai. Ciao, ciao, ciao Giuliano. Premetto che la mia è un intervento provocatorio. Bene. Chiedevo se la medicina o la pillola aiuta il corpo a guarire. È il mio corpo che guarisce o è la medicina che ha questo effetto? E nella terapia che lei ha appena edotto, quanto ha valore nelle successive tornate di ripresentazione del soggetto il fatto placebo? La ringrazio, ascolto per radio. Ciao, sì, ascolta, ma la pillola quale intendi? Qualsiasi tipo di pillola. Sia diciamo allopatica che omeopatica, qualsiasi tanto per capirsi. Tipo di pillola, quella che in quel momento ha fatto il miracolo. Ha fatto il miracolo, tra virgolette. Prego. Ciao, ciao Giuliano, grazie. Allora, mi fa piacere Giuliano che di averti sentito. La pillola qualsiasi, insomma, abbiamo detto che se la pillola è allopatica ti fa star bene anche in mezz'ora, no? Sì. Hai mal di testa, prendi quello che vuoi, la tachipirina, il moment, quello che sia, stai bene in mezz'ora, un'ora, sì. Però il giorno dopo ti si ripresenta il problema, no? Certo. O il giorno dopo una settimana, dipende quello che è. La medicina omeopatica, come altre medicine naturali, energetiche, diciamo così, cosa fanno? Magari ci vuole più di una pastiglietta, no? Per farti star bene, oppure di una dose omeopatica, ma alla fine ti portano alla guarigione, che è diverso da curare, abbiamo sempre detto, no? Curare è una cosa, tamponare giorno per giorno, guarire vuol dire che tu non devi più prendere nulla, oppure una volta all'anno, voglio dire, rispetto a prima che la prendevi una volta ogni 2 giorni, quello è il problema. Il discorso dell'effetto placebo, che è quello che si dice, allora, quando uno va dal medico, no? Qualsiasi medico,
hai un effetto placebo per lo stesso fatto che il medico ti dice prenditi questa pastiglia, che sia la tachipirina o che sia l'omeopatia o che sia l'agopuntura, quello che è. Perché? Perché la stessa figura del medico, ma può essere anche l'amico che gli dice prenditi questo, no, per dire, sì, perché dopo sì. Uno... Allora, se tu credi all'amico o credi al medico o credi, no, indirettamente c'è sempre un effetto placebo, che è un effetto, cos'è l'effetto? È un effetto di speranza di guarigione, no? Perché tu, come idea, dici prendo sta cosa per star meglio, sì. No? Allora... Il discorso dell'effetto placebo. Ma è un discorso anche di testa psicologico, secondo sì, me. Anche. Però, come dicevo prima, sì. Quando uno. Allora, uno sa che se prende la tachipirina gli passa il dolore, ok? Sì. Ma uno non sa quando prendi l'omeopatia che cavolo ti succede. Giusto? Sì. Perché non lo sa, cioè non sa che cos'è, non sa il più. Beh, delle volte. Uno che però viene da te che sei omeopata sa che. No, non sa. A meno che non l'abbia già fatta la terapia omeopatica, non lo sa. Cioè, tu gli dici, guardi, si prenda sta cosa. Però, no? No. Possono arrivare con conoscenza, ma anche come no. Cioè, se l'hanno già fatta e vengono da te la seconda, la terza volta, allora sì. Ma se non hanno fatto niente, non sanno. Okay. Allora, tu gli dai sta cosa e lui, sì, ha anche la voglia di guarire, quindi c'è sempre questo effetto placebo, di autosuggestione, chiamiamo. Ma l'effetto placebo, se tu sbagli a dargli... il farmaco omeopatico, come se sbaglia a dargli quello allopatico, non succede nulla. Cioè, capito? Questo non sta bene. L'effetto placebo è, sì, come ripeto, c'è. Ma allora io mi chiedo una cosa. Come mai le persone che vengono da te, omeopata, o chi fa come noi le medicine complementari, arrivano dopo tanti anni di malattia, che sia qualsiasi tipo di malattia, dove hanno usato farmaci chimici, quindi scientifici? No, perché sono già sperimentati, certo. Eccetera. No? Il medico, magari, tra virgolette, è più bravo di te, perché può essere il primario, può essere il professore, può essere chissà quello chi. Che è. È quello okay. Che è. E sicuramente quello ti dà più effetto placebo che non l'omeopata, che dico io è considerato una sottospecie di medico. Sì, no? Sì. Quindi è più facile che ti dia l'autosuggestione, l'effetto placebo, non tanto il farmaco, ma la figura del professore, per dire. No? Eppure questo non sta bene. Capito come cosa vuol dire? Quindi non è tanto il farmaco, cioè non è tanto l'effetto placebo, se no uno basta che vada da uno qualsiasi e dice prenditi questo, ok, stai bene. Magari sarebbe troppo facile così, starebbero tutti bene allora, no? No, ma la domanda però era questa, no? Allora, sì. No? Che faceva l'ascoltatore sì, Giuliano, no? Ha detto, se io prendo la pastiglia X, sì. A prescindere che sia... qualsiasi, insomma, vabbè, sì, vabbè. Ok, pastiglia X. E ti dice, no, ma allora, è la pastiglia a farmi curare il mio corpo, la mia patologia, o sono io che praticamente curo la patologia? Praticamente, sì. Qui sta il coso, no? Che ti do la mia risposta, ma sì. Per carità, il mio modo di vedere la cosa, no? Io credo che quando che noi assumiamo la pastiglia X, in questo caso, se ci crediamo che questa pastiglia X ci fa bene, prescindere sia placebo, non placebo, eccetera, non hai, sì, okay. Che crediamo, è più facile che guariamo. Guariamo, quindi è la nostra mente, no? È il nostro corpo a reagire in maniera positiva per star bene. Sì. Quindi la pastiglia X, che può darmi il supporto, per carità, certo. Però quello che mi dà l'input o comunque lo stimolo maggiore è la mia mente e il mio corpo. Sì, giusto questo, non sto dicendo che è sbagliato, però ho anche spiegato che sì. Allora, se tu sbagli pastiglia come medico, no? Qualsiasi cosa dai, sì. Uno può avere anche tutte le convinzioni che vuole di star bene, ma sì. Non sta bene. Sì. Cioè, capito? Perché il fatto stesso, ripeto, che tu vai dal medico, che quello ti dà la terapia più o meno allopatica o meno, che tu vai a casa, che ti compri la cosa in farmacia, che la prendi la pastiglia, eccetera, tu ti aspetti di star bene. Sì. Ok? Allora, se la cosa è giusta, la pastiglia è giusta, stai bene, no? La pastiglia, la cura, la terapia. Sì. Se però la pastiglia è sbagliata, la cura, la terapia, ripeto, è sbagliata, tu non stai bene, a prescindere che sia allopatica o omeopatica. Sì, sì, sì. Allora, che tu vuoi star bene è normale, se no non andresti neanche dal medico, no? Ti terresti il tuo male e chi se ne frega, giusto? Però tu, andando dal medico, ti aspetti che questo ti dia un qualcosa di giusto.
Non sempre te lo dà, quello voglio dire. Il medico è un uomo, anche lui può sbagliare. Allora ti fa... Se, aspetta, sì. Quindi è giusto che tu mentalmente hai la voglia di guarire, no? Se no non andresti nemmeno dal medico, non prenderesti neanche la pastiglia. Nel momento in cui la prendi, tu hai l'aspettativa e dentro di te ti metti già in posizione di dire sì, adesso prendo sta cosa e sto meglio, no? E quello ti aiuta sicuramente, a prescindere se tu ci credi o non ci credi, la conosci o non la conosci, no? È sempre un qualcosa che ti ha dato un altro, un medico, perché il medico è già la figura più alta come discorso, no? Nel senso che sa una cosa che tu non sai, quindi, no? Come quando vai dal meccanico per la macchina, tu non capisci niente di meccanica, però lui sa dove andare, trovare qual è il difetto, eccetera, no? E ti mette a posto. È la stessa cosa, solo che nell'uomo c'è anche la componente logicamente psicologica. Quindi, come ripeto, sì, uno vuole guarire, vuole star bene, eccetera, però se la terapia è sbagliata non sta bene, a prescindere che voglia, capito? Perché lui vuole star bene. Sì, ma io non riesce. Io ho capito benissimo il tuo discorso, è che allora, anche se la pastiglia è perfetta, sì. No, ma se io non ci credo a quella terapia o a quella pastiglia, sì. Tu mi puoi dare tutte le pastiglie perfette a sto mondo, ma se io non ci credo, non reagisco, il mio corpo non reagisce in maniera positiva, sì. Io non guarisco. Ma allora perché la prendi se non ci credi? C'è anche quello da dire. Ma perché appunto... Dici, proviamo. Proviamo, non lo so, hai capito? Ma io ti ripeto ancora che... No, io sto... Sì, ho capito, facendo un po'... Vado sempre nell'estremo. Nella domanda che... O nella domanda provocatoria che ti faceva... Sì, no, ma lui... Ma l'ho capita io la sua domanda come discorso, però siamo sempre là. Uno, come ripeto, non può credere a una cosa che non conosce. Però, no, aspetta, ti spiego. Però sta bene lo stesso. Se tu vai da un omeopata, non hai fatto omeopatia, prendi però l'omeopatia, no, il farmaco omeopatico, e stai bene, allora cominci a crederci. Ma prima non ci credevi, cioè non lo sai come funziona, puoi crederci. Quindi, non... logico che quello ti ha dato una cosa, tu dici, boh, mi ha dato sta roba per il mal di testa, vediamo come funziona. Ma così, cioè, tu ti aspetti un qualcosa. Non è che ci credi, non ci credi. Finché non ti succede. Come succede delle volte, più delle volte ti arrivano persone che hanno i figli che hanno avuto tante tonsilliti, no? Tanto per dire, no? Antibiotico, nel giro di 6 mesi, non so, 10-15 volte, una settimana sì, una no. Alla fine vanno dall'omeopata, non sanno, oppure hanno sentito che l'amico, il figlio dell'amico, eccetera, è andato da questo, è stato bene e così via, no? E va benissimo. Ma il... Il discorso è questo, non conoscono l'omeopatia, sì, sanno che quello dice, mio figlio l'ho portato là, è stato bene, prima si ammalava sempre, no? Però come loro non conoscono nulla, vanno così, a caso, dicono, sì. Vabbè, andiamo da questo, se ha fatto star bene quello, può darsi che faccia star bene, non è che uno ci crede. Uno spera, cioè è diversa, la speranza la credenza, dai, capito, la credenza è un qualcosa che tu devi conoscere prima di crederci, tu credi nella tachipirina perché sai che ti fa andare giù la febbre, no? Sì. Perché ce l'hanno sempre data fin da bambini, tu dici cavolo ho la febbre, mi prendo la tachipirina, te la prendi tu, non occorre neanche andare dal medico, no? Perché tu sai che bene o male funziona così, certo. Perché la conosci. Giusto? Ma l'omeopatia o un'altra terapia naturale non la conosci perché non l'hai mai fatta, ripeto, quelli che... Dopo loro curi il bambino, no? Fai star bene il bambino e dopo anche loro genitori si avvicinano all'omeopatia anche loro. Allora cominciano a chiederti, ma io che ho questo o quello, potrebbe fare qualcosa? Cioè ti chiedono sempre, no? Forse è sempre una cosa di conoscenza. Beh, la fiducia si dà alle cose che... Sì, ma la fiducia non la puoi dare se non conosci. Appunto, stavo dicendo questo. Sì, forse diciamo la stessa cosa. Quindi tu non puoi sapere se la pastiglia ti fa bene. Tu puoi sperare che ti faccia bene, praticamente l'inghippo, sì, se è la pastiglia che ti fa bene o se sei tu che ci credi. L'inghippo è proprio la reazione, sì. Anche magari inconsapevole o inconscia, che noi abbiamo,
se appunto è la nostra mente, il nostro corpo a reagire in maniera inconscia alla pastiglia. Sì. Se è la pastiglia quindi a farci bene o se è il nostro inconscio praticamente a farci stare bene. Sì, 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 ho questo è l'inghippo. Sì, sì. Hai capito? Tutto lì. No, ho capito dopo, io. Per carità, è una discussione che si fa, appunto, sì. Basta, insomma, ecco. Prendiamo una telefonata. Pronto? Chi sei? Agnese. Ciao Agnese. Ciao a tutti. Senti, a proposito di questo discorso che fate, sì. No? Io da 2 anni circa prendo una pastiglietta per la pressione alta, sì. Che non ho mai accettato, diciamo, mi sono trovata su consiglio del cardiologo, eccetera, insomma degli esperti, a prendere questa pastiglia molto, molto titubante io. Comunque non l'ho mai accettata. A 2 mesi dalla assunzione di questa pastiglia mi è venuto fuori un prurito, mi viene un prurito per tutto il corpo, va e viene, migrato, tutte le mie belle macchiette rosse vanno via nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, tornano e vado avanti così da un paio di anni. Ho fatto i miei test dal dermatologo, il dermatologo mi ha detto che ho un prurito psicogeno. Il mio medico di base mi ha consigliato l'antistaminico, ho cominciato a prenderlo, insomma non mi ha fatto niente. Mi aveva ordinato cortisone, io mi sono rifiutata di prenderlo e convivo con questo prurito. Allora, ho fatto anche un test di 10 100 alimenti, adesso vi scuso il nome. Per vedere se eri intollerante. Per l'intolleranza, sì. E non risulta niente, io non riesco a capire sto prurito. E mi sono messa in testa che è la pastiglia, perché a prescindere che il medico mi dice ma non stai a leggere il bugiardino, io lo leggo invece e lì la voce prurito come effetto collaterale esiste purtroppo, certo. Ma esiste anche nell'antistaminico, pensati. Certo, perché... sì. Ecco, e io sto prendendo questa pastiglietta malvolentieri da 2 anni circa, non ho il coraggio di cambiarla perché a dire la verità mi ha tenuto sotto controllo sia la tachicardia, i battiti e la pressione bassa, quella alta è lì insomma che la tengo anche quella abbastanza bene. E non so cosa fare, vado avanti con questo problema, però ormai quasi mi sono fatta una mania, qualcuno mi dice sei tu che lo senti sto prurito, invece io lo vedo, è evidente, insomma, in giro per tutto il mio corpo, ogni certo. Tanto mi succede che mi gratto, mi vengono fuori tutti questi segni rossi è l'unica cosa con cui riesco a attenuare un po' sto disturbo è il talco mentolato, ma cosa sto? Sto di prendere sempre talco mentolato, mi sto intossicando di quello, insomma io non so più cosa fare. Sì. Non ho però, non ho consultato medicina alternativa. Certo, sì. Ecco, quello non l'ho ancora fatto. Lì sarebbe il caso, allora, per 2 ragioni. Primo, perché può darsi, come diceva anche lei, che quest'antipertensivo, un po' anche perché non l'accetti, un po' perché dopo a lungo andare qualsiasi farmaco ti crea questi effetti collaterali nel tempo, no? O prima o dopo, cioè di solito è dopo magari 1 anno, 2, eccetera. Ma dopo 2 mesi sai... Sì, no, ma non vuol dire sì. O prima o dopo, non ha importanza, uno può essere anche la prima pastiglia che prendi se dentro prima, c'è qualcosa che ti dà fastidio. Il primo medicinale che il mio corpo ho capito. Prende. Ecco, quello potrebbe essere, quindi magari andare a vedere qualche... Seconda cosa, l'alimentazione, anche se non hanno trovato niente, ma cos'era questo, un test di allergia? O di intolleranze? Intolleranza alimentare. Fatto come? Con l'esame del sangue? Fatto l'esame del sangue, sono fatta a pagamento. Sì. La struttura, perché allora anche quello dell'esame del sangue a volte trovano un sacco di cose che uno non sa più cosa mangiare dopo, no? Altre volte non trovano nulla, là bisogna vedere insomma come è fatto anche questo esame, perché come tutte le cose non sono sempre diciamo attendibili o cose al 100%. Poi tanti fanno un esame per le allergie, pensano che sia per le intolleranze e è diverso, perché l'allergia viene vista se tu sei allergico, l'intolleranza viene vista anche se tu non sei allergico. Non so se mi sono spiegato, quindi il fatto che vengano, e poi appunto bisogna vedere se qualche alimento può far male, però molto probabilmente c'è questo antipertensivo. Allora, o se vogliamo stare nell'allopatia, farsi cambiare l'antipertensivo,
cioè nel senso, no? Cambiare il tipo di pastiglia. Cambiare il tipo di pastiglia per la pressione. Principio attivo. Principio attivo, okay. Basta chiedere al medico, perché insomma, e dire. Prendo il Nobivolol. Va bene, ma se mi dice il nome io questi non. No, il principio attivo. Sì, sì, no, ho capito, va bene, ma non. Sicuramente è chimico, Sì, no, ma... sono chimici, no, ma per dire, va dal medico suo di base e dice, guarda, questo secondo me mi fa male, oppure cambiamelo, insomma, vediamo cosa succede. Può darsi che te ne dia. Cambiare, vedi, perché se poi non trovo la pastiglia giusta che mi tiene. Ma giù. Non succede niente, allora già cambiando alimentazione non hai bisogno della pastiglia. Se tu mangi in un certo modo non hai bisogno di nessuna pastiglia. Il fatto di essere solo 2 anni che prendi sta cosa, che non è tanto, non è che uno è 10 anni, 15, 20, capito? Potresti anche pian pianino levarla senza nessun problema cambiando alimentazione. Pian pianino levarla intendi dire gradualmente? Sì, gradualmente, vero? Metti... Non di brutto. No. Magari prendi di mezza per un periodo, vedi come va, poi ne prendi un quarto. Dopo la devi controllare la pressione. Controlli la pressione, eccetera. No, però, ripeto, bisogna mangiare anche bene, perché uno, inutile che mi prenda la pastiglia, dopo mi mangi il piatto di pasta asciutta, oppure mi mangi o mi beva 2 o 3 caffè al giorno. Quello minimo. Allora è inutile prendere la pastiglia, ti fa solo male la pastiglia e in più col caffè eccetera ti fai andare sulla pressione, capito? O anche la pasta, perché tanti dicono io non bevo caffè o non mi metto il sale negli alimenti perché pensano che siano questi i 2 alimenti peggiori per la pressione, ma è anche il frumento e nessuno lo sa. Allora uno si mangia la pasta, il pane, le cracker, grissini, brioche, biscotti, insomma tutta la categoria dei cereali raffinati, poi beve anche 2 o 3 caffè al giorno, è un miracolo, sei ancora vivo praticamente dopo la fine, capito? E dopo si prende la pastiglietta per far andare giù la pressione, che non serve a nulla, ti fa solo magari in sto caso l'effetto, sì, nel senso serve perché te la abbassa, ma se tu la fai andare su è come un'altalena, no? Che vai da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra e non succede niente, in più ti dà l'effetto collaterale in sto caso del prurito. Però se il frumento mi avesse fatto male l'avrei provato No. Non si trova, cioè, allora dico subito, frumento, latte, o li trovi, va bene, bisogna, ripeto, vedere, capire che tipo di test che ha fatto, però il frumento e il latte siamo intolleranti tutti, a prescindere, proprio perché lo mangiamo 4-5 volte al giorno sotto varie forme. Non so se mi sono spiegato, più mangi un alimento, più hai voglia di mangiarlo, oppure nel caso del caffè, di bere il caffè, vuol dire che sei intollerante a quell'alimento. Io ad esempio sono amante anche di dolci. Ecco, e allora nei dolci cosa c'è? C'è il frumento, c'è il latte, c'è l'uovo, c'è la farina, tutto, insomma c'è un po' di tutto, il lievito, insomma. E quindi uno dopo gli viene minimo la pressione alta, è il minimo che gli può venire, insomma. Capito? Quindi là bisogna, insomma, curare intanto l'alimentazione e dopo vedere un po' di dare un supporto con altre cose, insomma. Okay. D'accordo? Va bene, vi ringrazio. Arrivederci, ciao, intanto. Ciao, Agnese, ciao, grazie. Ciao. Leggiamo dei messaggi di ora che sono arrivati. Sì. Vai. Allora, anche al centro Raphael è valido, peccato che chiedano 6.000 euro per un mese. L'omeopatia e anche le scuole steineriane sono roba per ricchi. Poi un'altra chiede, e le piastre Tesla? Vabbè, anche queste saranno delle altre piastre che servono per qualcosa. Come nutrire l'anima? Avvertenza, assumere all'occorrenza in quantità a piacere. Non ha effetti collaterali, da sollievo immediato, non necessita prescrizione medica. Ma i farmaci non forniscono risposte, mentre secoli di riflessione filosofica rappresentano un tesoro prezioso. Solo la filosofia può farlo. Ciao da Nick. Certo. Immaginavo che gli era Nick. Sì. La vita stessa non è una malattia, è proprio per questo Prozac, Serozat, Seropin non possono aiutarci a vivere meglio il presente e tantomeno cambiare il mondo che ci circonda. Ciao sempre da Nick. E Stefania ci augura buone vacanze, Giorgio. Ciao Stefania, grazie anche a te ovviamente. E un'altra signora, questa è una cosa un po' triste, dice mio marito è mancato da poco, si curava con omeopatia, non credeva nei medici convenzionali,
è stato deleterio per lui sentire certi discorsi a Radio Gamma. Io sono arrabbiata. Margherita. Non so cosa vuoi dire, ma comunque, ragazzi, sono scelte che uno fa. L'occhio che lei è arrabbiata perché è mancato il marito. Certo, sì, ma il discorso è poi sempre questo, no? La vita è un cerchio, no? Oggi ci sei, domani non ci sei. Qua si parla di salute, si parla di alimentazione, si parla di omeopatia, si parla di questo, si parla dell'altro. Poi alla fin fine, ragazzi, se non è già un cosa, è domani e dobbiamo andare là. E per fortuna, sotto certi aspetti, almeno è la livella che diceva Totò, no? E quindi miracoli ne ha fatti uno solo, che io ho messo anche in croce. Qua miracoli non si fa, certo. Si cerca di migliorarsi, eccetera, eccetera. Dopo, come ho detto io, per me è la cosa che credo di più, poi siamo sempre noi poi a gestire la cosa, sì, sì. Perché è il nostro corpo, la nostra mente che influisce molto su quello che noi prendiamo, a prescindere dalla pastiglia, l'alimentazione, certo. Questo che l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi crediamo a tutta una serie di cose, o comunque tentiamo di credere a queste cose, può darci che facciamo qualcosa, però dopo, se io prendo la pastiglia come ho sentito dall'Agnese, dopo mangio di questo, mangio l'altro, mangio stato, eccetera, eccetera, alla fin fine la pastiglia non serve a niente. Anche perché non è detto che scegliendo un altro tipo di terapia a quest'ora fosse qua. Sì, sì, appunto, poi bisogna anche vedere che tipo di malattia aveva, perché adesso bisogna, caso a caso, insomma, no? Ma sei come 30? Tutte le cose. Sì, sì, sono le 3. È arrivata la Marisa. Allora io intanto saluto tutti, vi ringrazio e buone ferie a tutti. Io ti ringrazio intanto, Giovanni, noi ci sentiremo